Zenoeld esce allo scoperto, portando con sé il sistema di distruzione Bakugan, una macchina progettata per eliminare tutti i Bakugan. Ma per poterla far funzionare ha bisogno delle energie attributo dei 6 antichi guerrieri. Ma gli antichi hanno ingannato Re Zenoeld trasferendo i loro poteri a 6 Bakugan. Le loro energie hanno permesso ai Bakugan di evolversi in versioni più potenti. Il destino dei Bakugan è nelle nostre mani e noi siamo pronti a combattere. Abbiamo conquistato 2 delle 6 energie attributo, Aos e Subterra. Purtroppo ci mancano ancora Pyrus, Darkus, Aquus e Ventus. Allora, chi di voi pensa di risolvere questa situazione? Mi sembra ovvio, signore. Ho abbattuto da solo 2 combattenti senza problemi. Dovrei essere io a provarci. Sei riuscito a malapena a tornare. Se sei così ansioso di combattere, dovrai portare dei rinforzi. Così si fa. Distruggi quel mostro! Il mostro di là è capo! Sì! E vai! Questo film è fantastico su grande schermo! Ehi, Drago, hai notato le mosse di quel mostro? Ah, i film esagerano sempre. Io faccio di meglio. Fossi in te non ne sarei così sicuro, Drago. Va bene. È soltanto un film, ma se fosse vero Percival saprebbe affrontarlo. Già, anche Nemus non si tirerebbe indietro. Non sarà mai veloce come Ingram. Cosa? Ma siete matti? Forse odio guardare i film sui mostri con quelli. Ogni volta finiscono per litigare. Oh, e più mi fanno venire il mal di testa. Cercate di capirli. Sono tesi perché costretti a stare chiusi. Se non combattono si innervosiscono. Ragazzi, adesso che ho visto questo film mi è venuta voglia di combattere contro i Vexos. Anche a me! Stare nascosti è un po' stupido. Andiamo a cercare i Vexos se distruggiamoli! Eh? Scusa, so che non è gentile dire queste cose, ma non ne posso più di star qui senza fare nulla! Non sono una fifona! Sono coraggiosa come una tigre! Vediamo se uno di quei Vexos è in grado di distruggermi! Non importa chi sia, il principe Aydron, Mylin, Shadow, Link, chiunque, li abbatterò tutti come birilli da bowling! Basta! Che succede, Preyas? Succede che mi fa impazzire, ecco! Nessuno ha paura dei Vexos, ma questo non significa che dobbiamo andare a cercarci i combattimenti. Come depositaria dell'energia attributo Aquus, Elfin dovrebbe essere più potente. Mi stai dando dell'irresponsabile? Sì, ma chi ti credi di essere, Elfin? Va bene che ti sei evoluta, ma non sei ancora indistruttibile. Voi giovani siete sfacciati. Sfacciati? Solo perché non abbiamo paura di combattere come voi anziani? Che faccia tosta! Sì, sono più vecchia di te, ma non significa che non sia in grado di combattere come te. Combattanti Bakuganin, la fuga di Elfin! Quelle arrogante di Preyas mi fa andare su tutte le furie! Stavo solo cercando di sollevare il morale del gruppo! Sfacciata io! Non sono sfacciata, sono arrabbiatissima! Ma è assurdo! Preyas, cosa sta dicendo? I 6 antichi guerrieri devono essersi confusi quando hanno preso questa decisione! Capisco la tua rabbia, Preyas, dico sul serio, ma avranno avuto delle buone ragioni! Ma quali potevano essere queste ragioni? Io sono il più vecchio e il più esperto. Dovevo essere io il prescelto al quale trasmettere l'energia Aquos, non quella zuccona con le treccine. Non è giusto, non dire così. Va bene, ho sentito quello che hai detto. Sei invidioso perché i 6 antichi guerrieri hanno deciso che io ero meglio di te. E avevano ragione, lo dimostra il fatto che hanno scelto me, Freya. Cosa hai detto? Ora basta, Elfin, non è questo il modo di parlare. Chiedigli scusa immediatamente. Anche tu stai dalla sua parte? Ti ringrazio, Marucio. Non volevo dire questo. Però è quello che hai detto. Non preoccuparti, so che non sono desiderata. Forse è ora che me ne torni a casa, perché quello è il mio posto. Elfin, aspetta. Torna qui, Elfin. Dove ho sbagliato? Sono stufa di nascondermi, di essere trattata come una bambina, di sentirmi dire cosa devo fare. E stufa anche di questi raffinati. Agente, mi scusi, dove si trova il negozio di apparecchi acustici? Per chi mi hai preso? Per un responsabile delle pagine gialle? Sparisci, nonnetto, da fare io. Caspita, come mai la gente continua a chiedermi informazioni? Forse per via della divisa? Ah, finalmente libera! Mi sento benissimo ora! Sono stata rinchiusa così tanto tempo! Spero che vi divertiate a stare tutti lì pigiati come sardine e spero di non mancarvi! Quell'uccellaccio è peggio dei Vexos!
Dove sono? Non saremmo dovuti andare soli, soprattutto ora che abbiamo sgridato Elfi. Tranquilla, non può essersi allontanata. Le chiederemo scusa e torneremo tutti a casa sani e salvi. Non serve far preoccupare tutti per una che vuole mettersi in mostra. Sai una cosa, Preyas? Non sei stato molto carino con lei, lo sai, vero? Anche lei è stata scortese con me. Le nuove generazioni non accettano critiche. Che ci faccio qui? È tutta colpa di Preyas. Se solo avesse tenuta chiusa quella boccaccia, ora non sarei qui da sola. Bene, 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 guarda chi c'è qui. Ti sei perso, piccola Bakugan? Non mi sono persa. È vietato godersi un tranquillo pomeriggio al parco da soli. Evexus! La piccola custodisce l'energia Aquas. Ottimo lavoro. È così imbarazzante per quanto è stato semplice. Come rubare le caramelle a un bambino. Vigliacci! Non si aggredisce mai una ragazza. Qualcuno mi aiuti! Tra poco sarà tutto finito. Ehi! Ti ho trovata finalmente. Mi hai schiacciato? Elfin, tutto bene? Marruccio, ci sei anche tu? Forse non lo sapevi, ma io so il gattese. E il tuo amico mi ha detto dov'è. Meno male, stai bene, ero preoccupato. Beh, siete stati molto carini, ma devo dirvi che non tornerò mai più con voi. Scherzi, dopo che ti abbiamo salvato. Non volevo offenderti, è venuto da me perché voleva dirmi che... Lo so cosa voleva dire, non mi importa. Ormai è deciso, me ne torna. Ehi, piccola Chiara. Non conosco i motivi del vostro litigio, ma mi fate venire ai nervi. Su, datemi l'energia acqua se ce ne andiamo. Era troppo bello per essere vero, caro Shadow. Ce la conquisteremo combattendo. È un'ottima cosa per voi che io sia dell'umore giusto. Anch'io lo sono, principe Hydra. Lanciatore, attivazione! Carta portale in posizione! Vai, Darkus Super Ragno! Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Avanti, amici! Forza, Aqua Sprayers e Aqua Smith Selfie! Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Ora, Preyas, suona la campanella! Bakugan, trasformazione! Chi ha detto che combattere è sinonimo di disastri e catastrofi? Io porto dolcezza e luce sulla vostra inevitabile sconfitta! Io sono Agus Mink Selfin! Oh, mi hanno fatto prigioniera! Io la chiamo la stretta! Sorridi, Elfin, Darkus Super Ragno ti vuole per cena stasera! Sta attenta! Aspetta un secondo! Carta cambio attributo subterra! Che sallergico! Ben fatto! Abilità attivazione! Carta abilità attivata! Formazione laterale! Vuole per cena significa mangiarti come cena! Aiutami, Preyas! Che succede? Oh, mi sono liberata! Tutta colpa di quella mossa da due soldi! Eh? In che senso mossa da due soldi? Credi di avermi fatto paura? Carta portale, apriti! Per piacere? La carta portale non può essere aperta quando viene attivata formazione laterale. Cosa fai lì con le mani in mano? Su, fai qualcosa, aiutami! Ok, rilassati. Forza! Subterra Dryoid! Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Abilità attivazione! Pugno lancio e picchiata! Volevi cenare, eh? Eccoti un primo di pugni! Forza vitale di Shadow Prove 80%. Cosa? Che colpo! Ma sappi che io non ti ho chiesto aiuto, Preyas. Eh? Era una trappola. Volevo che pensassero che fossi in difesa in modo da sorprenderli con un contrattacco. Sì, certo, come no. Cosa? Puoi far finta di essere forte quanto vuoi. Perché non mi importa d'averti salvata, sappilo.
La cosa che mi preme più di tutte è proteggere l'energia Aquos, ok? Non hai sentito fino in fondo i nostri discorsi, Elfin. Preyas mi ha detto molte altre cose. Quelli che hanno ricevuto i 6 attributi hanno dei segni di riconoscimento sulla schiena. Sarà loro che Re Zenoend caccerà. Non è giusto che Elfin venga perseguitata. Preyas non parlava per invidia, piuttosto era preoccupato per te e la tua salvezza. Ma... Marucio! Allora mi sono sbagliata. Carta abilità attivazione. Lama Murasame! Forza vitale di Marucio 60%. Aggredire il mio amico è come aggredire me! Abilità attivazione! Assalto di loquacità! Volume al massimo! Vai! Capito cosa intendevo? Falli tacere, Traioid! Forza vitale di Marucio 30%. Avete perso tutti e due con onore, state bene! Tutto a posto! E con quello che gli abbiamo fatto, anche loro staranno soffrendo! Io non intendo perdere contro quei Vexos! Siamo o non siamo una squadra? Certo che lo siamo! Questo è parlare, amici! Noi siamo una squadra! E vinceremo il combattimento! Carta portale in posizione! Bakugan combatti! Bakugan trasformazione! Ehi, Vexos! Giocare! Il gioco è finito e voi sarete rovinati! Bakugan combatti! Trasformazione! Doppia abilità attivazione! Carta abilità attivata! Trappola a catena più blocco acquatico! Ehi, che succede? Il blocco acquatico impedisce di attivare qualsiasi abilità! Mi spiace, amico! Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Carta abilità attivazione! Lama Murasame! Bakugan trappola! Aquos Tripod Teta, io chiamo te! Abilità attivazione! Chiocciola di diamante! Cosa? Hai annullato la mia abilità! Lasciatemi recuperare le abilità e poi ve la vedrete pronta! Promesso! Perché deve divertirti solo tu con il cambio attributo? Adesso entri in questo cerchio di luce. Indosso panni in stile un po' più Darkus. Guarda come mi sono investito. Che idea magnifica! Cambio attributo Darkus! Green! Ecco a voi Darkus Preyas! Finalmente adesso le prenderete, ragazzi! Carta portale, apriti! Vento di forza! Perché risplendono in quel modo e acquistano potere? Vento di forza fa aumentare il potere del numero di Bakugan con lo stesso attributo moltiplicato per 100. Non mi è mai piaciuta la matematica, spiegati meglio, per favore! Praticamente hanno guadagnato più punti su di te. Ah! È quello che temevo! Abilità attivazione! Aghi della tarantola! Doppia abilità attivazione! Chiocciola lucente più super arco di luna! Chiocciola lucente è un attacco combinato con Teta che aumenta l'effetto dell'abilità. E vai nel nome dell'attributo Darkus! Raddoppiando le tue sofferenze, raddoppia il mio piacere! Oh no! E ora raddoppiamo! Doppia abilità attivazione! Chiocciola lucente più calcio turbine! Mi sono stancato! Voglio tornare a casa! Forza vitale, principe Aegon, 10%. Tu mi piaci, Preyas, ma non abbastanza. Carta portale in posizione! Bakugan, trasformazione! Come ho detto prima, noi raddoppiamo! Per questo siamo una coppia imbattibile. Questo sarà tutto da vedere. Carta abilità attivazione! Lama Murasame! Abilità attivazione! Blu invisibile! Guarda
che magia! Ora mi vedi? Ora non mi vedi? Cosa? Come ha fatto a sparire così? Lui invisibile, eh? Carta abilità attivazione! Spada di Trans! È il problema dell'invisibilità. Non ti può proteggere dal colpo spada di Trans. Le spalle devono farti parecchio male. Ti piacerebbe se ti aiutassi? Abilità attivazione, cannone ragno! Fuoca! Abilità attivazione! Scudo megabolla! Troppo poco, troppo tardi! Dai la buonanotte! Preyas! No! No! Cosa hai fatto? Mi dispiace tanto. Non devi dirlo, Elfie! Forza vitale di Marucho 10%. No, l'energia Aquos non è più nostra. Risposta esatta, l'abbiamo noi, non vi dico nemmeno grazie. Sacrificarti così è stato un gesto nobile, ma sei stata anche sciocca, Elfine, lasciatelo dire. È piuttosto stupida. Voi due siete stupidi. Non dovevate farlo. La mia piccola, preziosa Elfine. Adesso io ve la farò pagare. Vai, acqua strifazzata. Sei già finito. Carta portale, attivazione. Compressione a terra. Compressione a terra è una carta portale che altera la forza di gravità e immobilizza in un modo lento e doloroso. Abilità attivazione, chiocciola respingente! Chiocciola respingente blocca gli effetti della carta portale. E ora dimmelo tu come ci si sente a non potersi muovere. Vuoi prenderci in giro? Abilità attivazione, blocco acquatico! E ora ho annullato la tua abilità. Doppia abilità attivazione! Chiocciola gigante più raffica blu! Exos! Sto arrivando! Forza vitale di Shadow Grove, Principe Hydron, 0. Adoro gli happy end, è stato un bellissimo film, vero? Ti è piaciuto, Dan? Eh? Oh, ragazzi, direi di no. Non posso credere che un Bakugan ormai privo di energia ci abbia sconfitti, assurda! Rilassati, amico, abbiamo l'energia Aquos, che è la cosa che conta di più. Non vedo l'ora di tornare e farla vedere a quell'invidiosa di Mai. Mi dispiace, ragazzi, il mio ego mi ha portato a non proteggere l'energia Aquos. Non ti preoccupare, siamo sempre una famiglia dopo tutto, non ti pare? Ma... No, niente, ma Marucho ha ragione. La cosa importante è che non ti sia successo nulla. Oh, Preyas! Dopo tutte le cose brutte che ti ho detto, mi chiami ancora la tua piccola e preziosa Elfie. Cosa? Non l'ho mai detto? L'esplosione deve averti dato alla testa. Te lo sei sognato? Non sono pazza, l'hai detto davvero. Non è vero. Sì, invece. Non è vero. Preyas, non ti azzardare a negare. Certo che nego, non l'ho mai detto quella cosa. Sei assurdo, dopo tutto quello che abbiamo passato oggi, fratelli, compartici di forza.